Oggi a Matera, con la sua candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033, Pesaro raccoglie il testimone a chiusura delle celebrazioni. Ed ora è il momento di collegarci con Matera, dove la città Capitale Europea della Cultura chiude il suo programma di celebrazioni. A Matera sono rappresentate anche Pesaro e Urbino, che si candidano per il 2033 proprio come Capitale Europea della Cultura, quando questa opportunità toccherà nuovamente all'Italia. In diretta per noi Umberto Avallone dalla TGR Basilicata. Vediamo. Buonasera dalla Casa Cava, le sentite le note dell'orchestra sinfonica rossiniana che sta eseguendo il melodramma buffo del Barbiere di Siviglia, ed è questo un momento, un grande riconoscimento alla fine di questa cerimonia di presentatura della candidatura a Capitale Europea della Cultura del 2033 di Pesaro Urbino. Allora entriamo nel vivo, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, insomma, si avvia un sogno. Sì, è una giornata storica per la nostra provincia, per Pesaro Urbino, entrambe città UNESCO, città della musica Pesaro, la città di Raffaello Urbino, e siamo in una fase importante per noi perché stiamo festeggiando gli anniversari, Rossini l'anno scorso, il prossimo anno Raffaello, e vogliamo sulla scia di Matera, il grande esempio di Matera, essere una delle realtà più competitive sulla cultura e sulla bellezza. Ci crediamo tanto e vogliamo regalare questo progetto, questo sogno ai nostri figli. Giuseppe Paolini, il presidente della provincia di Pesaro Urbino, brevemente, non è solamente una vetrina, una carrellata di eventi? No, non deve essere assolutamente una carrellata di eventi, anzi dobbiamo prendere esempio e portare via di le cose belle che ha fatto Matera, che è una città ricchissima, e dobbiamo riportarle nel nostro territorio coinvolgendo tutti i comuni e tutti i cittadini. Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, bene, allora ci credete? Ci crediamo molto, è un progetto sul quale crediamo molto, e le due città di Pesaro Urbino, co-capoluogo di provincia, l'unica d'Italia, ma con un territorio bellissimo dove vogliamo coinvolgere tutti i cittadini, soprattutto a credere in questo progetto, perché partiti da così lontano sicuramente riusciremo ad avere un ottimo risultato. È stato un passaggio di testimoni con Matera, ovviamente, che domani chiuderà ufficialmente l'anno di Matera Capitale della Cultura del 2019, un percorso partito da lontano. Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera, il messaggio che possiamo dire è questo passaggio di testimone con un appello. E l'appello è quello che ho cercato di dire, che si deve sconfiggere l'infinito presente. Una candidatura serve a sconfiggere l'infinito presente, perché questo handicap impedisce di ricordare il passato e proibisce di costruire il futuro. La storia deve diventare il lievito per il futuro. Bene, allora con questo messaggio vi salutiamo dal Sasso Barisano, da Matera, dalla Casa Cava. Ovviamente vi lasciamo con le note del Barbiere di Siviglia.